Bentrovati amici di Polini Italian Cup, siamo al secondo round e ci troviamo sul circuito internazionale di Viterbo. Apriamo ufficialmente questa diretta, lo ricordo, sul canale YouTube di Polini Motori, ma potete ricondividerla anche su Facebook. Questa è la partenza dell'Amatori con il numero 56 in prima fila, Davide Marola. Al suo fianco Matteo Sauro, numero 20, e in prima fila anche il numero 94 Giuseppe Iannini. È già comparsa la grafica per questa nuova titolazione 2019-70 Evo Ama, pronta a partire. In seconda fila abbiamo Leonardi, Belardinelli e Nardo, che vediamo rispettivamente coi numeri 80, 142 e 39. Ma siamo già pronti al via, ed ecco le immagini di questo primo start di giornata. Andiamo a vedere i piloti che affrontano la prima curva, sempre con Matteo Sauro, numero 20, che ha preso il comando superando il numero 56 Davide Marola, ma attenzione anche al numero 94 di Giuseppe Iannini, mentre le immagini vi fanno vedere quello che è il meteo di oggi. Avete visto un cielo minaccioso che lascia qualche punto di domanda su quelle che saranno le condizioni nel corso delle prossime gare, ma noi ora concentratissimi per questa gara 1 della 70 Evo Ama con il numero 94 Giuseppe Iannini, che prova l'attacco sul numero 20 Matteo Sauro. Ecco Sauro che imposta la curva, il lunghissimo curvone a sinistra che mette nuovamente sul rettilineo, grazie alle immagini che ci sta regalando la regia di Paddock, che salutiamo, come salutiamo anche gli amici del Motoclub Bergamo, che come sempre danno una mano in quella che è l'organizzazione fattiva di questa Polini Italian Cup. Andiamo a vedere questa prima sfida di giornata con la classe Amatori e con il numero 20 Matteo Sauro, e al suo inseguimento il numero 94 Giuseppe Iannini, che però viene infilato a sorpresa dal numero 80 Lorenzo Leonardi. Gruppo che si compone ora di quattro piloti. Eccoli qua a comandare il gruppo, è sempre il pilota del Miglioli Racing, numero 20 Matteo Sauro. Ma alle sue spalle prova l'attacco anche il numero 94, ovvero Giuseppe Iannini. E ora scambio di posizioni e anche di cortesie tra i piloti della 70 Evo Ama, a dir poco combattuta. Nel frattempo ne approfittiamo anche per dare un'occhiata a tutte le posizioni di classifica, con al quarto posto Paolo Nardo, numero 39, e poi al quinto posto il numero 131 Nicolas Marchi, sesto Nicoletti, settimo Fiore, ottavo Scarpelli, nono Pauletto e decimo Belardinelli. Questa è la top ten che vediamo anche nel riquadro a sinistro, mentre a destra, come potete vedere, ci sono tutte le curve, tutti i punti salienti del circuito internazionale di Viterbo, che come tradizione ospita Polini Italian Cup, e lo fa anche per questo secondo round completamente viterbese. Intanto andiamo a vedere i tempi sul giro. Il più veloce è stato il numero 80 Lorenzo Leonardi, balzato al comando. Il suo tempo 1 minuto 3 secondi e 6 contro
il minuto 4 secondi e 4 di Matteo Sauro nel corso dell'ultimo passaggio, quindi situazione che si sta piano piano livellando alle spalle di Leonardi, con questi quattro piloti che stanno facendo il vuoto. Ma attenzione, perché sembra che Iannini, numero 94, che vediamo in quarta posizione, in terza posizione, scusate, abbia ancora qualcosa da dire, e infatti prova l'attacco ma non ci riesce. Ecco i piloti che ora vanno verso il secondo rettilineo. Questo è un rettilineo più corto, come potete vedere si fa una curva stretta per poi affrontare il tratto misto. Attenzione a Iannini, che sembra aver un problema. Abbiamo visto buttar fuori lo stivale e adesso al suo inseguimento forse si è accorto di qualche piccola defiance Marola, mentre guardate il duello tra Sauro numero 20 e Leonardi numero 80, con Matteo Sauro che è riuscito a passare davanti il pilota del Miglioli Racing, è riuscito a superare il pilota del PM Fugo Racing, mentre ecco il replay del sorpasso. Ringraziamo la regia di Paddock che ci ha fornito le immagini del fattaccio, così possiamo definirlo. Un bellissimo sorpasso di Matteo Sauro, ed ecco le immagini che tornano sul veloce numero 56, Davide Marola, che è sempre lì a ridosso di queste prime posizioni. Nel frattempo non si esaurisce qui il duello tra il numero 20 Sauro ed il numero 80 Leonardi, che rimane incollato alla ruota posteriore di Sauro, mentre dietro ad inseguire l'altro duo di piloti, Iannini e Nardo. Attenzione, immagini che tornano sul gruppetto di testa. Vediamo se la regia riesce ad andare anche sul duello per la terza posizione, proprio alle spalle dei primi due. Eccoli nel frattempo Sauro e Nardi, Leonardi, che continuano a regalare emozioni. Leonardi ancora davanti, eccolo il numero 80 che continua a tenere botta, mentre in terza posizione c'è il numero 94 Giuseppe Iannini, che abbiamo visto comparire nell'inquadratura, segno che si sta lentamente avvicinando ai due piloti al momento al comando. Il tutto mentre mancano tre giri al termine, quindi ci avviamo verso la fase centrale. Ecco nuovamente le immagini sul gruppo di testa, che tra poco tornerà sul rettilineo finale, ma ora sono sul rettilineo parallelo a quello finale. In quarta posizione sempre il numero 56 Davide Marola, che vediamo sta provando a ritornare sul terzetto di testa.
Nel frattempo andiamo a vedere anche la grafica che dà Marola in 18ª posizione, ma penso a questo punto ci sia un errore in classifica, perché lo vediamo sempre lì a ridosso dei primi tre, ed in quarta posizione segnalato Nardo, ma in realtà è quinto. Attenzione, intanto scivolata per Leonardi, colpo di scena numero 80, perde l'anteriore. Guardate il replay, se n'è andato l'anteriore sull'asfalto, che oggi con queste nuvole non raggiunge certo le temperature ottimali, e quindi gara che si riapre tra Sauro, Iannini e Marola. Prima, seconda e terza posizione con le immagini che vanno sulla lotta per la vittoria finale, mentre in quarta posizione vediamo il numero 39 Paolo Nardo, in quinta Nicolas Marchi, e poi via via il resto del gruppo. Ecco che anche la grafica ci aiuta. Come potete vedere, il bellissimo duello tra Iannini e Sauro prosegue, con Iannini che si porta davanti e va dunque a vincere questa gara 1, 70 Evo Ama, a sorpresa al photo finish davanti a Matteo Sauro. Ecco i festeggiamenti per Giuseppe Iannini, quindi grande spettacolo per quella che è la prima manche di giornata, ma rimanete ancora sintonizzati perché la diretta prosegue e tra poco avremo gara 1 del trofeo Vent Derapage, l'assoluta novità di questa stagione 2019 di Polini Italian Cup. Ci sentiamo tra poco, vi lascio alle immagini dei festeggiamenti e tra poco torneremo con gara 1 del trofeo Vent Derapage.
mamma te. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, porca. Bentornati amici di Pollini Italian Cup 2019, in corso il giro di ricognizione del trofeo Derapage Vent e tra poco andremo a vedere i piloti della prima fila su una sfida che si corre sulla distanza degli 8 giri. Il miglior tempo ottenuto dal numero 113 Giuseppe Russo, insieme a lui al suo fianco il numero 112 Daniele Landucci e poi con la Vent blu numero 111 Alessio Paglioni in prima fila, mentre sono partiti i piloti di questo trofeo Vent. Tra pochissimo dovrebbe raggiungerci anche un pilota d'eccezione che tra poco sarà nostro ospite, vediamo se arriva qui in cabina di commento, mentre prende il via Giuseppe Russo e lo fa al comando. Dietro vediamo la sfida, dicevamo, di questo trofeo Vent, che è la novità assoluta di quest'anno all'interno di Pollini Italian Cup 2019. Un'opportunità non solo per i piloti navigati, ma soprattutto per tutti coloro che vogliono avvicinarsi all'ambiente gare, vogliono avvicinarsi al Motard, iniziando da una Vent 50, che è già una buona base ciclistica, andando poi ad arricchirla con il kit 80 cm cubici Pollini, con prestazioni che comunque mantengono anche l'idea
di essere una moto versatile, facile per chi si avvicina all'ambiente delle gare. Ovviamente ci saranno anche dei training, degli stage nel corso del sabato, e come trainer d'eccezione c'è Max Verderosa, che oggi è con noi qui a Viterbo. Nel frattempo le immagini vanno sul gruppo in lotta per la terza posizione, perché davanti in fuga solitaria c'è già Giuseppe Russo, numero 113, che sembra trovarsi molto a suo agio sulla Vent Derapage versione 2019. Alle sue spalle, numero 115, Luca Zani, che invece corre con un esemplare un po' più datato, e questo è un po' anche il live motive di questo trofeo Derapage Vent, ovvero tutti i possessori di moto Derapage Vent o le più vecchie HM possono iscriversi tranquillamente a questo campionato, affrontare tutte le prove, ma soprattutto affrontare gli stage insieme, come abbiamo detto, a un pilota d'eccezione, Max Verderosa, che tra l'altro è appena arrivato qui da noi. Ciao Max. Ciao a tutti. Allora, abbiamo parlato di questa novità della stagione 2019, una classe nata per avvicinare anche chi non ha mai corso alle gare, al motard. Sì, infatti questa iniziativa è importante, perché in questa specialità non c'è un serbatoio per crescere i piloti, e Polini e la Vent l'hanno pensata giusta, quindi utilizzare questo trofeo per appunto cullare i piloti che vogliono iniziare, quindi avvicinarsi in sicurezza, quindi con prestazioni non troppo elevate, facili da guidare, molto divertenti, e soprattutto sia io che la Vent ci impegniamo a guidare di passo passo il percorso, questo per quanto riguarda i giovani, mentre per i piloti più esperti, comunque anch'io l'ho guidato e devo dire che è molto divertente. E non nascondo che insomma anch'io mi metterei a fare le gare di questo tipo, insomma, perché sono molto divertenti. Infatti ieri sei riuscito a fare un po' di turni qua a Viterbo, mentre vediamo intanto una scivolata, e quindi non è detto che magari nelle prossime prove ti vediamo in pista in gara. Sì, guarda, questa è una cosa che insomma ne abbiamo parlato, e insomma mi piacerebbe insomma prendere parte anch'io insomma a una gara di queste qui, perché sono molto divertenti, anche perché comunque guidare queste motine, andarci forte, non è facile, e sicuramente può essere anche per me un buon allenamento. E a proposito di allenamenti, siamo nel corso di una gara di trofeo Derapage Vent, ma all'interno di Polini Italian Cup. Parliamo di scooter. Anche negli scooter, dopo la tua carriera nel cross, ti sei tolto delle soddisfazioni, hai battuto anche un certo McGrath nello scooter cross. Sì, quello è stato insomma un periodo molto, molto divertente. E dopo le gare di motocross, così per gioco, mi sono avvicinato agli scooter, pensando insomma di andare lì e divertirmi e basta. Invece ho trovato lo scooter, che è stata una vera e propria palestra, e quindi ho fatto un anno la velocità e subito dopo è nato lo scooter cross, quindi ho preferito fare quello, e devo dire che quando poi ho finito con le gare degli scooter e ho cominciato a fare il motard, pensavo di aver perso del tempo, no? in 3-4 anni di scooter. In verità mi sono accorto che quando sono andato sulle ruote grandi, andavo a cercare quel limite che io trovavo con le ruote piccole, e devo dire che ero migliorato parecchio. Quindi correre con le ruote piccole, quindi scooter e cose di questo tipo, è una formazione che per me è stata molto importante. E chi l'avrebbe mai detto, perché poi quello ti ha avvicinato al mondiale motard, dove ti sei tolto non poche soddisfazioni, e anche in questi ultimi anni di europeo ed internazionale d'Italia. Poi ovviamente ho continuato con le supermotarde, che è la specialità che insomma a me piace di più, perché
sia la parte asfalto che la parte off-road, quindi mi riempie tecnicamente, mi piace molto. E devo dire che se non ci fosse stato il periodo delle scooter, non so se avrei fatto così bene nel motard. Intanto torniamo alla gara, perché le immagini ci regalano un Giuseppe Russo in fuga al numero 113, però dietro di lui c'è un bel terzetto di piloti in lotta, e sono Leporati, Landucci e Baglioni, due dei quali vediamo abitualmente anche sulle Vespe quattro tempi, quindi anche per loro una disciplina nuova. E qual è il segreto di guida di queste vent portate a 80 centimetri cubici? Ieri, che insomma i mezzi sono, adesso c'è stato un contatto tra l'altro, i mezzi sono tutti uguali, quindi la differenza la si fa veramente su piccole cose. Faccio un esempio: ieri ho girato con un tempo tra l'1.10 e l'1.11, ma in quel secondo ci sono veramente dei piccoli dettagli che uno deve fare per essere così veloce, quindi veramente si gioca sui decimi e sulle sbavature della traiettoria, i giri del motore, cosa che con le moto grandi non consideri. Qui bisogna stare attenti alle marce, e devo dire che non è facile usarle, cioè girare mezzo secondo più forte di un altro è veramente impegnativo a livello, insomma, di tecnica e di concentrazione. A livello fisico, no, devo dire che chiunque può salirci e divertirsi, perché non è molto leggero, non è molto potente, quindi non hai sollecitazioni fisiche che ti stancano, ecco. E intanto il duello tra Landucci, numero 112, e al suo inseguimento Baglioni, Leporati, con Leporati che ha affondato un deciso attacco e ora sta provando addirittura ad andare a prendere Landucci col numero 112. Intanto le immagini che vanno sul numero 113, Giuseppe Russo, che è al comando. Il numero 113 tu lo conosci abbastanza bene. In verità quella è stata la moto che io ieri ho usato per girare e provare il mezzo, quindi sicuramente quel mezzo è un pochino meglio delle altre, perché io me l'ero un po' sistemata, insomma, con un po' di esperienza, insomma, sono riuscito a trovare una buona messa a punto. Sicuramente le altre non sono lontanissime, quindi anche poi comunque il pilota che la sta guidando è molto bravo, vedo che in certe cose, devo dire, la sta usando molto meglio di come facevo io, quindi è anche stato interessante guardarlo. Devo dire che loro, poi si apre come sempre una forbice, no? Come stili di guida nel motard, c'è chi usa la tecnica stradistica, quindi peso all'interno e ginocchio a terra, chi invece utilizza una percorrenza di curva più crossistica, quindi spostando il mezzo e a baricentro dritto. Secondo te qual è la tecnica più redditizia con le piccole cilindrate? Ma non credo ci sia una grossa differenza. L'inclinazione, diciamo, del corpo verso l'interno è dovuta... Tanto vince Russo. Ah sì, è stato molto superiore agli altri. No, la differenza più che altro è il peso all'interno, diciamo, conviene metterlo, perché se le velocità sono alte, stando, diciamo, verso l'esterno, rischierebbe che la forza centrifuga ti spinge fuori dalla curva, quindi aiutare con il peso la traiettoria sicuramente è un punto a favore. Dire cosa è meglio, questo è difficile dirlo, io mi trovo meglio nel mezzo. Quindi se serve vado all'interno con il corpo, e comunque tendo sempre a tenere sempre i piedi sulle pedane, perché per me è più sicuro. Ma anche guidare, insomma, col ginocchio a terra sicuramente può essere redditizio. L'unica cosa che io ho provato a fare, ho visto che si ha meno controllo del mezzo, quindi se in caso di sbandata si perde velocemente il controllo della moto, mentre con le gambe, insomma, chiuse hai più sicurezza. Questo è solo a livello diciamo, di tecnica. Poi ai fini della velocità non credo ci sia un'enorme differenza. Grazie Max. Allora andiamo intanto a rivedere la classifica, anche per gli amici che ci hanno seguito su YouTube e che invito a continuare a seguirci, ovvero Russo che ha vinto davanti a Landucci, a Mirko Leporati, che ama essere chiamato Mirko Monster Leporati, e salutiamo i suoi amici, i suoi fans. La quarta posizione di Baglioni,
la quinta di Zani e la sesta posizione di Paccagnella, mentre andiamo a vedere proprio i rallenti di questa gara. Intanto io, Max, ti ringrazio per essere stato con noi e ti invito a rimanere per le prossime, almeno per gara 2 event, e un saluto agli amici e poi piccola pausa e passeremo ad un'altra gara. Bene, ci vediamo dopo allora. A dopo, Max. Ci vediamo tra poco anche con voi amici, continuate a seguirci, a tra poco per la prossima gara.
Bentornati amici in diretta per questa prova numero uno anche per la 70 Evo Supersport, con i piloti che iniziano ora il giro di ricognizione. E ancora con noi Max Verderosa, che a questo punto abbiamo fatto scendere virtualmente dal trofeo Derapage Vent per risalire su uno dei suoi primi amori, gli scooter. Come vedi l'evoluzione di questa disciplina? Anche i mezzi, se secondo te sono cresciuti? Come vedi il movimento? Sicuramente da quando ho fatto io gare di velocità scooter c'è stato un grosso cambiamento. E io all'epoca correvo con il Quartz, un trofeo a Vallelunga, e i nostri mezzi erano intorno ai 13-14 cavalli ed eravamo già all'epoca impressionati di come, insomma, delle prestazioni di quei mezzi. Oggi vedere come vanno, insomma, non l'avrei mai detto, ecco. Sono molto ma molto veloci. Questa è la classe 70 Evo Supersport, ma vedrai poi nell'accento addirittura lì le potenze sono ancora più grosse. Allora intanto andiamo a vedere come si compone questa prima fila, piloti che si schierano e pronti per il via di gara 1 anche per la 70 Evo Supersport. Il numero 75 Martin Michael, il pilota sloveno ad aver ottenuto la pole, con lui in prima fila il ritorno del numero 151 Filippo Benini, che noi eravamo abituati a vedere sulla Vespa due tempi lo scorso anno, e in prima fila anche il suo avversario di sempre, il numero 94 Paolo Birtele. Ma siamo già pronti al via, saranno 10 giri di gara, inizia a salire la concentrazione, lo start. E andiamo a vedere le immagini, vediamo se Martin Michael riuscirà a prendere il comando, e direi di sì, mentre guardate dietro le sportellate a centro gruppo. Abbiamo visto parecchi piloti che hanno dovuto rialzare lo scooter in traiettoria, e ora prova la fuga Martin Michael con all'inseguimento tutto il gruppone. Inquadrato il fratello numero 77 Marco Michael, con Martin numero 75 che ha il supporto del Polini Racing Team, che ha dato una grossa mano ai piloti che ormai da alcuni anni arrivano dalla Slovenia e affrontano anche le tappe qui in centro Italia. Martin Michael che sta provando subito la fuga, e direi ci sono tre piloti che si stanno giocando le prime tre posizioni di questa 70 Evo Supersport. Direi veloce Martin Michael. Sì, molto veloce, guida anche molto pulito, a vederlo così, e non male. Anche le linee che sta facendo sono molto impegnative, veramente veloce, cercando di fare meno metri possibili soprattutto. E alla prima curva abbiamo visto a centro gruppo contatti, quelli non sono mai cambiati, diciamo, nel corso degli anni. No, quello è vero, ci sono sempre stati, e devo dire che fanno anche un po' parte dello spettacolo, ci devono essere, sempre ovviamente fatti in sicurezza. Quanto conta la staccata qui su un circuito come quello di Viterbo, dove tu abitualmente hai corso anche il campionato italiano Motard? È più importante staccare all'ultimo oppure avere una condotta diversa, magari lasciar correre? Ma dipende principalmente dalla situazione, e ovviamente se bisogna fare il giro veloce bisogna cercare di essere più puliti, quindi non magari cercare le cose estreme, quindi avere soprattutto una buona uscita. Mentre in fase di gara ci può stare che frenare, ecco, quei metri dopo per avere un vantaggio sulla linea ideale, ecco. Nel frattempo, per chi si fosse appena sintonizzato, allora con noi in diretta sul canale YouTube di Polini Motori c'è Max Verderosa, mentre stiamo seguendo gara 1 della 70 Evo Supersport con Martin Michael, il numero 75 al comando, dietro
il ritorno del numero 51 Filippo Benini, competitivo anche in questa stagione 2019, sceso dalla Vespa e salito sugli scooter di questa classe. Poi in terza posizione in livrea verde è il numero 94 Paolo Birtele, che sta provando ad inseguire il resto del gruppo, mentre tra poco andremo a vedere anche la classifica per quanto riguarda gli altri piloti. E abbiamo in quarta posizione il numero 30 Gabriele Beghelli, ecco la grafica. Poi in quinta posizione Luca Coren, altro pilota sloveno. In sesta posizione Lorenzini, poi settima Raineri, ottava Marco Michael, nona Emilio Maione e decima posizione per Ivan Calce, che va a chiudere la top ten. Martin Michael sta provando a forzare, ma direi che alle sue spalle Filippo Benini sta tornando sotto. Max, cosa ne pensi? Sembra che in alcuni punti ha qualcosina in più. Può darsi che nel finale tiri fuori qualche jolly, secondo me. Sta prendendo le misure, ecco. A me non mi sembra così adesso, da vedere. Eh sì, perché è tornato sotto Birtele. Invece alle spalle di questo duo, il numero 94, ha perso qualche metro. Poi c'è ancora un altro gruppetto che vediamo inquadrato dalle immagini della regia di paddock, che sta provando a tenere il ritmo. Andiamo a vedere i tempi, e davanti girano i primi tre in 1:01, quindi siamo sotto il minuto e due secondi. E poi gli altri, ultimo passaggio, sono abbastanza livellati. Sta girando forte Fabio Lorenzini in sesta posizione, numero 155. Vedremo se riuscirà a tornare sotto nuovamente Martin Michael e Filippo Benini. E ho visto Martin girarsi. E cosa vuol dire qua? Quando iniziano a girarsi i piloti... Ho paura che voleva vedere a che punto era, magari dopo il giro lanciato. Comunque... ovviamente stando dietro hai riferimento, quindi probabile che riesci a fare qualcosina meglio, perché insomma pulisce un po' le traiettorie di chi lo precede. Però secondo me ne hanno ancora, ecco. Sono curioso di vedere, adesso siamo circa a metà gara, sono curioso di vedere negli ultimi giri, insomma, se sferra l'attacco oppure no. Staremo a vedere. Nel frattempo nuvole minacciose sopra di noi, questo vuol dire che l'asfalto non ha proprio temperature ottimali. Questo influisce sull'aderenza o comunque la tenuta c'è ancora, secondo te? Ma sicuramente la temperatura dell'asfalto incide molto sull'aderenza. Adesso non conosco le mescole di queste gomme, ma insomma siamo un po' al limite quando ci sono queste temperature. Insomma, cercare il limite è sempre un po' un rischio. Andiamo alle immagini nuovamente. Martin Michael che prova a tirare la staccata. L'unico punto dove abbiamo visto girarsi è quando arriva proprio sul rettilineo di partenza, dove può tirare il fiato e avere un po' il quadro generale della situazione. Guardando i tempi, il miglior giro però in assoluto è stato stabilito da Filippo Benini di seppur un decimo, comunque è stato il più veloce. Allora vediamo, nel frattempo i due si sono staccati dal terzo Paolo Birtele, poi una bella lotta per la quarta posizione tra Luca Coren e Gabriele Beghelli con il numero 30. Ecco che si va sul rettilineo. Ancora Martin Michael che si gira. Lo ricordiamo, sono 10 giri di gara. E per quanto riguarda il percorso asfaltato di Viterbo, visto che nel Mottard voi percorrete anche lo sterrato, qual è il punto un po' più critico di questo tracciato?
Ma di punti critici insomma non ci sono. E mi direi che forse la parte, ecco, dove si trovano adesso i primi due, ecco, quella è una parte che a me piace molto perché mi ricorda un po' Laguna Seca, ecco, questo sali e scendi con una variante, è molto bello, ecco, quando si corre in questa pista, ecco, in quella parte lì. Poi anche molto bello è la parte, ecco, prima del traguardo, quella S stretta e questo curvone, insomma, bella sensazione, ecco, in questa curva. Ecco, in questa curva, quando si esce dalla chicane, la vediamo che ora stanno proprio percorrendo l'ultima curva, è una curva che si può fare in pieno, cioè si dà gas in uscita dalla S e si riesce a tenere o si parzializza? No, io anche con il 50, il derapage, lì insomma aspetto a dare tutto gas, perché comunque è una curva che si fa tutta in piega e progressivamente aumenti la velocità, quindi sia col motarda che con il 50 della derapage, insomma bisogna stare un po' attenti, ecco. Pensi, tornando a derapage per un istante, pensi che lungo l'arco di questo campionato ci sia anche un'evoluzione, cioè andrete anche a far crescere il mezzo, a renderlo sempre più competitivo? Ma penso più che altro affinarlo a livello di setting, perché per quanto riguarda adesso il mezzo è già a un ottimo livello, quindi si punterà sempre sul discorso della sicurezza, cioè un miglior assetto per garantire insomma un margine di errore più alto. Ed eccoci, torniamo in sella agli scooter di questa gara 1 della 70 Evo Super Sport con le ultimissime fasi. Abbiamo visto un bellissimo duello anche per la quarta posizione tra Coren e Beghelli, il numero 30, che si è dimostrato molto molto veloce in questa fase finale di gara, ma immagini che vanno sul attuale leader, il numero 75, Martin Michele. Ed ecco il duello con, lo vedete, lo scooter rosso guidato dal numero 30 Gabriele Beghelli, che sta provando ad attaccare. Infatti, come vi dicevo, stava studiando appunto l'avversario proprio per dare quell'attacco finale. Infatti adesso vi manca un giro e così vediamo se saprà replicare adesso il pilota Martin. Attenzione il replay, intanto la vittoria del numero 75 Martin Michael, proprio ora nel corso del replay, la seconda posizione di Benigni, la terza di Birtele, e poi andiamo a seguire quel duello che Max ci aveva già preannunciato e l'ha spuntata Beghelli su Luca Coren, tra l'altro compagno di Martin Michael. Allora Max, siamo con Max Verderosa, lo ricordo, direi che queste gare non stanno deludendo, nel senso dal primo all'ultimo giro la bagarre non manca. Sì, è vero, ho notato quello, veramente anche a metà gruppo non lasciano le cose, insomma, non mollano fino all'ultimo giro, anzi ho visto anche dei bei sorpassi nelle retrovie, proprio anche sull'ultima curva. Un bel livello. Festeggiamenti finali, intanto ringraziamo Max, io vi do appuntamento a tra pochissimo perché ci sarà il trofeo Vespa 185, sarà la prossima classe, giusto qualche minuto, vedremo il giro di ricognizione e poi si torna qui in pista al circuito internazionale di Viterbo per Polini Italian Cup 2019.
Bentornati amici di Polini Italian Cup, saliamo in sella alla Vespa 185, quattro tempi, e questa è un po' una classe che guarda al futuro, visto che poi i mezzi in commercio si stanno anche orientando verso questa soluzione. Ma andiamo a vedere la prima fila con Giacometti, Leporati e Russo, che vedete scattare dalla prima fila, contatti, sgomitate, ed è Giuseppe Russo che è partito al comando, se non erro, è ancora con noi Max Verderosa, se non erro è quel Giuseppe Russo che con la Vent ha vinto. Sì, è interessante vedere appunto su un altro mezzo, insomma, come si comportano. Comunque i primi tre adesso sono proprio i primi i tre che erano in bagarre con la Vent, quindi si sono scaldati per bene con gli ottantini, adesso ci danno dentro anche con le Vespe. E stiamo a vedere questi duelli. Guardate la prima staccata decisiva dopo questo rettilineo che attraversa in diagonale il circuito internazionale di Viterbo. Andiamo a vedere tra poco i tempi. Gruppo abbastanza compatto per questi piloti, e a proposito quindi del trofeo Vent, andiamo a vedere anche i tempi sul giro in modo da paragonarli alle altre classi. Mamma mia, è uscito un po' largo Max, Russo, che numero, no, bravo, anche qui vedo che fa bella figura, non male. 1:11.07 come tempi, era un po' il segnale che mi dicevi tu, giriamo più o meno sui tempi del Vent Derapage. Sì, sono molto vicini, infatti ho visto anche i tempi in qualifica, cioè più o meno un secondo dal loro giro veloce a caduta, purtroppo ecco, è entrato, mamma mia che rischio, è andata bene. Sì, come tempi sono molto vicini al Vent Derapage. Eh sì, tempi vicini, abbiamo visto il tentativo di strike da parte di un pilota che è scivolato, abbiamo visto partire la Vespa in mezzo agli altri, non è successo niente, noi abbiamo incrociato le dita e direi che abbiamo portato un po' di fortuna, quantomeno non ci sono state conseguenze. Allora andiamo a vedere questo primo giro di Giuseppe Russo, che inizia piano piano ad allungare, inizia quindi un'altra fase. Abbiamo visto in staccata leggermente scomporsi l'avantreno per Alessandro Giacometti, numero 311, che lo segue, ed in terza posizione il numero 39 Paolo Nardo, poi quarto Baglioni, quinto Cesare Fusto, sesto Paccagnella e purtroppo segnalato settimo, ma è colui che si è ritirato, Mirko Leporati, che ha affrontato il doppio impegno. E Max, non so, probabilmente non hai seguito gli altri anni, però Leporati è uno dei top rider di questa classe, lo specialista proprio della Vespa 185. Peccato, ma lì cos'è successo secondo te? Ha perso l'avantreno? Sì, mi è sembrato di capire che l'anteriore ceduto e quindi è andato giù, magari ha provato a fare una linea leggermente diversa da chi lo precedeva, ma non l'ha sicuramente premiato, ecco. Nel frattempo vediamo il terzetto degli inseguitori con Nardo, Baglioni e Fusto, e poi il duello tra Russo numero 9 e il numero 311 Alessandro Giacometti, che sta iniziando a provare linee alternative. Sì, devo dire che gli stanno anche dando ragione, perché sta venendo sotto in maniera importante, anzi secondo me vedremo, non so se riuscirà a stare davanti fino alla fine del giro Russo, che potrebbe anche essere un pochino stanco, perché non so, magari a livello fisico c'è ancora qualche energia, però la concentrazione viene messa a dura prova nel corso di una gara. Sì,
Indubbiamente, venendo già da una gara che insomma l'ha dominata con ampio margine, e dominare anche questa, se da un lato magari si ha già un po' di adrenalina in meno, sicuramente un po' di stress in più lo deve ammortizzare. Comunque, bel tentativo all'esterno, vedremo come finisce il giro. Eh sì, vediamo come finisce e se finisce, perché abbiamo visto rischiare e non poco. Giacometti, che è andato prima all'esterno, poi ha provato una staccata quasi impossibile, traiettorie differenti, però una guida, quella di Russo, molto pulita, mentre Giacometti si sta prendendo qualche rischio. Per noi che guardiamo sicuramente è più divertente, lui sta facendo l'impossibile da quello che vedo, insomma. Ecco che si torna sul rettilineo in diagonale, andiamo a vedere la staccata di Giacometti che prova ad inserirsi, niente da fare, tutto rimandato alla prossima staccata. Ti dico solo, Max, che siamo al quarto giro e sono 8. Mamma mia, che numeri, no, veramente bravi tutti e due, infatti stanno andando via, già il terzo posto è parecchio indietro. Anche i tempi sul giro, vediamo questo giro, sì, 1.9, insomma un bel andare, eh? Anzi no, 1.8, sono scesi già coi tempi da qualifica praticamente, mamma mia che ritmo. Eh sì, infatti in questo passaggio entrambi sono scesi sotto l'1.09, come hai prontamente notato. Ora vediamo ancora qualche scambio, qualche occhiataccia tra i due, ovviamente lo diciamo sempre in senso sportivo. Immagini che adesso ci regaleranno il duello per la terza posizione, un terzetto composto dal numero 39 Nardo, il 57 Fusto e Baglioni, mentre Giacometti nuovamente sta provando ad attaccare, e ti assicuro che non è facile, perché con noi c'è stato anche un altro tester che è specializzato nelle moto alla velocità. Aspetta, intanto Giacometti dentro, dove è passato? Mamma mia, ha fatto un capolavoro, un sorpasso così se ne vedono pochissimi, all'interno su quella curva è stato veramente bravo, complimenti. Complimenti ad Alessandro Giacometti. Allora, il concetto che stavo dicendo è che comunque non è facile con la ciclistica di questi mezzi che nascono per un utilizzo quotidiano, portarli al limite per piloti magari abituati a moto nate per fare competizioni. Diciamo che loro hanno un bel feeling con questo genere di mezzi. Sì, la Vespa ha un buon telaio, una buona scocca, quindi è abbastanza rigida. Poi certo, comunque non è studiata per fare le gare, quindi arrivare a andare così forte con quel mezzo ci vuole molta sensibilità e loro ne hanno veramente tanta. E ora stiamo a vedere però i tempi, perché Russo sembra tutt'altro che arreso e quindi non è detto che ci sia un ribaltamento di ruoli. Sicuramente, vedendoli come stanno andando, sì, sicuramente vuole ricambiare il sorpasso. Adesso anche lui sta studiando, insomma, dove farlo, ma non è facile, comunque anche Giacometti non lascia nulla al caso. Fase di studio ancora tra Giacometti, che lo ricordiamo al comando, ha preso una bella sbacchettata sull'anteriore. Devo dire che Giacometti stanno guidando al limite, però Giacometti si è preso qualche rischio in più, vediamo. Sì, ondeggia parecchio in pista, diciamo che mette più energie di quelle che servono, però per noi che guardiamo è bello, ecco. Tra l'altro Giacometti è uno dei giovani, giovanissimi di questa Polini Italian Cup, e si sta facendo valere, fa valere tutta la sua voglia di emergere. Andiamo a vedere un'altra staccata e sta forzando, è andato quasi un po' lungo da quanto ha staccato, e ora attenzione perché siamo alla fase finale, l'ultimo giro, l'arrivo in volata qui insieme a Max Verderosa dal circuito internazionale di Vita SPA. A tra pochissimo per un'altra gara, e questa volta saliremo in sella alla 100 Big Open.
Pronti?
sulla 100 Big Open, la massima espressione in quanto a scooter, ormai raggiunta in queste stagioni, e ci prepariamo quindi a vedere una prima fila che un po' come lo scorso round parla olandese, e parliamo ovviamente di Sari Kroefs, il numero 87, in sella allo scooter del team Rust, con al suo fianco il numero 34 Filippo Corsi, Corsi Show, Polini Racing Team, e poi un altro pilota d'attacco, il numero 21 Alessandro Blando, e poi in seconda fila Castellini, Starnone e Tiraferri. Attenzione perché è tutto pronto per il via, 10 giri di gara della 100 Big Open, sguardo al semaforo, concentratissimi, ed il via con Sari Kroefs, velocissimo, la seconda posizione di Alessandro Blando e la terza posizione di Filippo Corsi, Corsi Show, poi quarto Tiraferri, ed in quinta posizione il numero 75 Fabio Starnone. Questo il gruppo dei piloti partiti, insieme a noi ancora Max Verderosa, che sta osservando molto incuriosito questa 100 Big Open. Intanto l'attacco di Corsi, parlavamo di 100 Big Open, parlavamo prima di evoluzione, qua le prestazioni sono aumentate e di molto nel corso degli anni. Non avevo mai visto la 100, vedendo come le velocità che hanno sono imbarazzanti. Secondo me il rapporto peso-potenza qui comincia ad essere al limite, quindi sicuramente da guidare sono molto impegnativi. E loro sanno farlo, e parliamo di Roofs, Blando e Corsi nelle prime tre posizioni, con l'attacco di Filippo Corsi, numero 34, che si è portato in seconda posizione. Poi Max te lo spiego perché lo chiamiamo Corsi Show, diciamo che ha un po' la tua attitudine al monoruota. Ma davvero? Allora dopo vedrò anch'io, magari mi insegna qualcosa. Attenzione alla staccata, la staccata di Matteo Tiraferri, e lui quando attacca, attacca forte. In staccata, prova la risposta, intanto Blando, e arriva il contatto mentre si ritira anche Daniel Penzo. Guardate il replay, e qui cos'è successo, Max? È strano come dinamica, ha toccato la ruota posteriore, quindi l'ha alleggerita e ha perso il controllo. Questo si vede chiaramente, però non credo sia una colpa, insomma è stata una dinamica di gara. Attenzione, intanto in 59 secondi e 8, questo è il giro record di Sari Kroefs, e una velocità media di 78 km orari. Altissima, col motard noi non riusciamo a tenere queste medie, imbarazzante. Qui è proprio intanto l'attacco di Starnone su Blando. Dicevamo rapporto peso-potenza, come hai menzionato tu, che si fa sentire. Se pensiamo che nel motard ci sono dei 4,50 con tutt'altri cavalli, però quando questo rapporto viene così tanto sbilanciato vengono fuori tempi così. Sì, esatto, e quindi secondo me qui è determinante proprio anche, penso, a livello fisico, gestire queste accelerazioni e anche decelerazioni, perché ho notato anche che fanno delle staccate proprio imbarazzanti, e veramente belle da vedere anche. E attenzione, perché a proposito di staccate, guardate come sta affrontando questi giri Filippo Corsi, molto reattivo, lo abbiamo visto nel cambio di direzione, ma Sari Kroefs dimostra ancora uno stato di forma veramente eccezionale. Ecco Corsi che prova con la testa bassa e il mirino puntato sullo scooter numero 87, livrea arancione
che ricordiamo è al comando, mentre andiamo a vedere rapidamente la classifica con Rufs inquadrato davanti, poi Corsi secondo, Starnone terzo, quarto Alessandro Blando, quinto Nicolò Castellini, sesto Calonaci, settimo Morelli, ottavo Botti, nono Falardi e la decima posizione di Matteo Tiraferri, che ha affrontato l'ultimo passaggio in 1-0-1, quantomeno l'ultimo passaggio rilevato, e vedremo adesso 1-0-0-7, vedremo se riuscirà a rimontare Tiraferri. Sì, comunque interessante, dei primi due stanno facendo dei tempi veramente ogni giro fotocopia, quindi sono un ritmo altissimo veramente, molto bravi tutti i primi due. I primi due che hanno girato in 59.9 praticamente, guardate l'uscita di potenza per Filippo Corsi, che deve domare il suo Zip SP. E andiamo a vedere di nuovo le immagini che tornano su Sari Krups, numero 87, e immagini che ora vanno sul numero 34, Filippo Corsi, Corsi Show, che sta provando il tutto per tutto per ricucire quel piccolo distacco. In terza posizione il campione in carica Fabio Starnone, che deve quantomeno accumulare un po' di punti visto un avvio di stagione un po' sfortunato per il campione in carica. E parliamo un po' di mezzi, allora è da anni che si vedono tanti Zip, e lo Zip c'era già 10 anni fa. Cosa fa di questo mezzo un mezzo così tanto competitivo e scelto la maggior parte dei piloti secondo te? A livello così, per quello che posso dire io, perché insomma io correvo con il Quartz che era decisamente più grande. Secondo me le dimensioni, ecco, il telaio, le dimensioni del mezzo, quindi la facilità di guida, insomma, è caduto adesso il primo, ecco, la facilità di guida, quindi penso che lo rende insomma come mezzo leader di questa categoria. Peccato che adesso il primo è scivolato, sennò potevamo vedere un bel duello sul finale. Eh sì, è scivolato Sari Krups, e ora al comando Filippo Corsi, che potrebbe regalarci qualcosa sul finale, ma non voglio sbilanciarmi, lasciamo che rimanga concentrato sull'obiettivo finale. E adesso, dopo la caduta di Sari Krups, che adesso si sta sistemando un po' le leve, speriamo nulla di che, si riapre la lotta per la seconda posizione, nuovamente tra il numero 75 Fabio Starnone e il numero 21 Alessandro Blando, mentre siamo nel corso del settimo giro e vediamo Filippo Corsi affrontare qui la staccata. Qua vediamo che col capo, col busto, i piloti si sollevano molto in staccata. Questo perché secondo te, Max? Ma credo sia anche un modo per darsi un riferimento, ecco, innanzitutto anche per avere un maggior forza sulle braccia, perché insomma si fa molta più fatica avendo il busto reclinato in avanti, quindi sicuramente lo faranno anche per avere più, insomma, più controllo. Intanto abbiamo visto per la seconda posizione Starnone e Blando che si sono riavvicinati. Sì, esatto, e non escluderei magari che nel finale si avvicina anche di nuovo Sari, che È scivolato Fabio Starnone, neanche il tempo di dirlo. Sì, esatto, e quindi evidentemente comunque stanno girando con dei tempi che insomma sono molto al limite. Adesso magari se Saric arriva secondo si gioca poi tutto nel finale per la gara, ovviamente. Eh sì, si riapre tutto, perché quando si guida così al limite si è portati anche all'errore, e l'errore arriva anche per chi si esprime con tempi record. Bisogna stare assolutamente concentrati. Nel frattempo magicamente il cielo si è aperto, questo vuol dire che probabilmente le temperature si sono anche un po' alzate, e questo spinge un po' i piloti anche a fidarsi un po' di più. Sicuramente quello incide, l'asfalto diventa più caldo, quindi le gomme hanno sicuramente una performance maggiore.
e questo ne giova anche lo spettacolo, perché spingendo di più la gara diventa più bella. Attenzione, in bocca il rettilineo Filippo Corsi, che inizia ufficialmente l'ultimo giro mentre affronta alcuni doppiaggi. Intanto, a proposito di doppiaggi, abbiamo Luca Zani, che appunto ha un giro in meno, e purtroppo anche dobbiamo registrare il ritiro di Daniel Penzo, che in questa stagione 2019 è un po' sfortunato. Che succede, Max? Sarik si è fatto molto vicino al secondo, quindi non escludo che provi a dare una zampata nel finale. Stiamo a vedere, perché l'olandese si sta avvicinando minacciosamente a Alessandro Blando. Intanto che seguiamo questo duello, seguiamo anche con la regia il leader, perché sta per arrivare Filippo Corsi. Si allarga l'inquadratura ed eccolo qua, Max. Bella impennata, complimenti. Non è facile poi con lo scooter. No, lui è specialista, Filippo Corsi. Andiamo a vedere intanto il finale, la spuntata Alessandro Blando e la terza posizione di Sarik Rufs. Il Corsi Show è ormai ufficialmente iniziato. Quarta posizione Castellini e quinta Fabio Starnone. Adesso potrebbe iniziare il suo repertorio, e lui fa anche un po' di freestyle mentre impenna. Sì, sono curioso, vediamo cosa inventa. Gara della 100 Big Open, che non poteva finire in modo migliore, con la spettacolare rimonta di Sarik Rufs, e torna alla vittoria Filippo Corsi. Eccolo qua, che non delude le aspettative, è un po' il nostro uomo copertina, Max. Che ci vuole un po' di spettacolo, non basta mai. E diciamo che parliamo anche di moto in generale, no? Tutti pensano alle prestazioni, pensano ad andare forte, però parecchi campioni comunicano quanto sia importante divertirsi in quello che si fa, come quando capita nel cross di tagliare il traguardo facendo un salto spettacolare, o anche solo l'impennata, si dimostra feeling ma anche divertimento. Sì, esatto, e secondo me è importante anche per il pubblico, no? Trasmettere un po' le emozioni di quando sei in moto. Sicuramente abbinare lo spettacolo ad una vittoria non è facile, bisogna essere molto preparati, e quello secondo me è il raggiungimento massimo a livello tecnico, no? Unire spettacolo alla velocità. Io ci lavoro spesso su quello, ma non è sempre facile unire le due cose. Intanto ci gustiamo i rallenti di questa 100 Big Open, anche qui molto molto ravvicinati i piloti. E allora, che dire, noi vi diamo appuntamento a tra pochissimo. Rimanete ancora su YouTube di Polini Motori, se vi va commentate, condividete questa diretta che non finisce assolutamente qui, perché tra poco alle ore 15 e 15 circa apriremo nuovamente il programma con gara 2 della classe amatori, e da lì partiremo con tutte le altre classi. A tra poco.
Si conclude il giro di ricognizione, siamo dunque pronti per aprire gara 2 e lo facciamo per tutte le classi. Andiamo a vedere la prima fila, così come composta, con il numero 80 Lorenzo Leonardi, poi il numero 39 Paolo Nardo, il numero 131 Nicolas Marchi, che dovrebbe arrivare tra poco, questo a completare la prima fila. Poi in seconda fila abbiamo Matteo Belardinelli, numero 142, e il numero 26 Roberto Paoletto, e il numero 84 Dario Di Fiore. Con noi ancora Max Verderosa. Eccoci qui a guardare l'ennesima finale di queste gare, molto belle devo dire, infatti dovrebbero insomma pubblicizzarle di più perché sono molto appassionanti come gare. E siamo pronti per gara 2, amatori, andiamo a vedere come scattano. È scattato direi al comando e con un buon margine il numero 80 Lorenzo Leonardi, che sembra aver già allungato, vediamo se ora il gap andrà a ridursi, e cerchiamo di capire chi c'è al suo inseguimento. Sembrerebbe il numero 56, no, il numero 56 è attardato, allora potrebbe essere il numero 39 Paolo Nardo. Vediamo, vediamo, tra poco dovrebbero comparire sul rettilineo. Leonardi che è partito con assoluto margine sin da subito, e qui Max c'è qualche tecnica per dare presa al variatore. Guarda, qui sicuramente le nuove trasmissioni danno una facilità di guida maggiore insomma rispetto a ai scooter che usavo io. Indubbiamente, anziché usare il cambio e la frizione, loro dovranno giocare un pochino col freno posteriore per dare più o meno accelerazione, e comunque è una gara insomma non è facile gestire così uno scooter come lo stanno facendo adesso loro, e c'ha un buonissimo vantaggio Leonardi. Intanto abbiamo notato insieme a Max la caduta del numero 39 Paolo Nardo, che era arrivato lungo prima del curvone, prima del rettilineo. Ora la staccata di Lorenzo Leonardi, numero 80, e dietro il duello tra il numero 26 Roberto Paoletto, il numero 84 Dario Di Fiore, e poi in quarta posizione con il numero 94 Giuseppe Iannini. Ma torniamo nuovamente sul rettilineo per le immagini che ci regalano Lorenzo Leonardi. 1 minuto 4 secondi e 5, ha già preso 3 secondi e mezzo di vantaggio su Paoletto e Iannini. Direi che in gara 2 Leonardi ha qualcosa in più. Sì, ha approfittato molto secondo me del fatto che si sono un pochino chiusi per la seconda posizione, e quindi lui è riuscito a prendere quel margine che adesso vedo che sta amministrando, mentre dietro stanno cercando di colmare il gap, infatti si sono staccati un po' dall'altro gruppetto, quindi sarà anche questa una bella gara fino alla fine. Eh sì, e ci sono 10 giri per seguire l'azione di questi piloti, e le immagini vanno direttamente sulla lotta per la seconda posizione tra Roberto Paoletto, numero 26, con alle sue spalle Iannini, numero 94. Vanno sul rettilineo, traiettorie differenti, provano a sfruttare tutta la zona esterna. E possiamo anche svelarvi qualche curiosità, ovvero noi abbiamo utilizzato la nostra pausa per fare delle ricerche, abbiamo guardato un po' i tempi, quelli che... E intanto scivolata per il numero 94 Giuseppe Iannini, che perde quindi la terza posizione, neanche il tempo di
di dirlo, è scivolato. Dicevamo, ecco il replay, ecco le immagini. E qui abbiamo perso l'anteriore, abbiamo dato troppo gas, Max. Ha cercato di anticipare l'apertura, quel poco che però insomma era già al limite, non è che davanti andava piano, quindi era troppo presto dare il gas lì. Un po' prestino per riaprire il gas. Dicevamo, abbiamo fatto un'indagine, io e Max Verderosa, e un'indagine senza segreti, e abbiamo guardato un po' i tempi della 100 Big Open comparati ad altre competizioni, nella fattispecie il Motard solo su asfalto, e abbiamo visto che i tempi sono pressoché uguali, una cosa che io non avrei mai detto se pensiamo alle potenze espresse, però devo dire questo ci fa capire innanzitutto la leggerezza dei mezzi e la potenza, e poi in curva si va fortissimo con lo scooter. Sì, esatto, è proprio di quello che parlavamo prima, che quindi con lo scooter si apprende un feeling che sicuramente non è da meno di guidare una moto, anzi dal mio punto di vista lo trovo molto più difficile, quindi si ha dei vantaggi se poi si vuol passare ad altre categorie. Seguiamo intanto il duello per la seconda posizione, qua bisogna portare ancora più al limite i mezzi, il tutto mentre Lorenzo Leonardi numero 80 è davanti, la seconda posizione di Pauletto, ma dietro è lotta apertissima per la terza posizione con Belardinelli, Sauro e Marola in lotta per la quinta posizione. E un'altra nota da non dimenticare, il fatto che non bisogna cambiare, non c'è il tempo tecnico della cambiata, trovare il rapporto giusto, schiacciare la frizione, e qua il motore è sempre in presa. Sì, esatto, da un punto di vista di guida rende le cose sicuramente più facili, ma al tempo stesso aumentando questi tempi di reazione diventa una guida più al limite. Quindi è un pro e un contro guidare senza cambio e frizione. Eh sì, la concentrazione è tutta sul forzare al massimo il momento della staccata o la velocità di percorrenza in curva. Intanto lo diciamo agli amici a casa che ci seguono e che sicuramente stanno commentando su YouTube, non abbiamo spento la luce, ma si è letteralmente coperto di nuovo il circuito di Viterbo, e quindi vediamo cosa accadrà. Al momento sembra tutto sotto controllo, però stiamo a vedere. Intanto qui, ragazzi, che lotta per le posizioni a ridosso del podio. Guardate Marola numero 56 che stava provando l'attacco sul numero 20 Matteo Sauro, mentre adesso col cielo nuvoloso e cupo abbiamo visto sull'asfalto proprio la traiettoria più liscia, un colore diverso lì, è perché è molto più gommata, Max? L'usura dell'asfalto è sicuramente maggiore, sia le moto che i kart insomma normalmente spingono più nella traiettoria interna, quindi ci sta una diversità di colore e soprattutto di usura di asfalto, quindi è sicuramente un punto di minor grip. Eccoli che vanno a staccare proprio dove ci sono i disegni della gomma, ma dove appunto, come ci diceva Max, c'è l'asfalto che logicamente si deteriora col passaggio di svariate competizioni. Poi sul circuito di Viterbo non si corre solo con gli scooter, ma anche con i kart, col motard, quindi le traiettorie diventano belle lavorate, proprio come vediamo qui in questa S che poi va in leggera discesa, e qua dà modo ai piloti di scaricare tutta la cavalleria. Abbiamo visto il numero 56 Marola per un istante girarsi, qua sembra aver un po' amministrato la staccata, lui che è un sella ad un Yamaha Jogue che abbiamo visto sembra essere un po' l'antidoto ai Piaggio Zip SP. Poi abbiamo rivisto anche un Phantom F12 intorno alla quinta posizione,
Ed ecco le immagini che proseguono su questo duello mentre siamo nel corso del penultimo giro. Quindi attenzione, perché si è ridotto drasticamente lo svantaggio di Sauro, che ora vediamo a ridosso di Leonardi per la prima posizione. Sì, esatto, è quello che avevo visto subito dall'inizio, che appena si è liberato degli avversari, insomma, ogni giro era nettamente più veloce. Infatti, ecco, già nella prima staccata è andato avanti con un'estrema facilità, quindi è nettamente superiore in questa fase. Nettamente superiore Matteo Sauro, e se lo dice Max Verderosa, noi ci fidiamo. E andiamo a vedere quindi la rush finale con Lorenzo Leonardi, che sembra un po' in affanno, ma ancora sta comunque provando. Adesso ha provato una staccata all'interno e un po' kamikaze, gli ha fatto perdere un po' la traiettoria, però è ancora lì, sta ancora forzando. Sarebbe bello capire l'usura delle gomme, se sul in sella questi scooter si fa sentire al termine del nono giro oppure no. Questo non lo sappiamo, ma sappiamo che Leonardi sta provando ancora e vediamo come andrà a finire. Max, sì, sicuramente vedendolo lì davanti ha un riferimento per cercare di provare un sorpasso, ma vedendolo così mi sembra abbastanza ancora in scioltezza il Sauro, insomma, sembra più veloce comunque. E va a vincere Matteo Sauro in questa volata finale. Va a festeggiare nel frattempo Lorenzo Leonardi, arriva ovviamente secondo, ma ci ha provato fino alla fine e ha rimontato bene Davide Marola, numero 56, che ha concluso sul terzo gradino del podio gara 2. Poi ovviamente avremo le classifiche, che vi invito ad andare a consultare sul sito www.cronoroma.it. mentre per quanto riguarda le gare, vi ricordo che non è finita, abbiamo ancora 4 gare. La prossima il trofeo Derapage Vent, e poi a seguire si ritorna in sella ancora agli scooter, alle vespe, e a chiudere in bellezza la 100 Big Open. Max Verderosa rimane ancora con noi? Sì, certo, ormai le guardo tutto, mi sto appassionando. Allora stai con noi, anche perché la prossima sarà una gara, un trofeo che ti riguarda da vicino anche in qualità di supervisore. Quindi amici, rimanete ancora su YouTube per continuare a seguire Polini Italian Cup 2019 dal circuito internazionale di Viterbo.
E si torna in sella al trofeo Derapage 20, circuito internazionale di Viterbo. Questa è gara 2 e abbiamo visto una gara 1 dominata dall'inquadrato numero 113 Giuseppe Russo e poi al suo fianco il numero 112 Daniele Landucci e poi ancora Alessio Baglioni. Sono 3 20 di 3 colori diversi per l'imbarazzo della scelta. Abbiamo visto errore in partenza per Baglioni che sbaglia sullo stacco della frizione e ancora Russo che prende il comando, eccolo, inseguito questa volta dal numero 115 Luca Zani. Com'è il controllo, Max? Siamo con Max Verderosa. Il controllo della frizione di questi piccoli cinquantini, anche se poi diventano 80, è sensibile oppure no? Ma sicuramente è abbastanza progressiva, però dobbiamo ricordare che quella frizione è studiata per un motore 50, quindi ci sta, bisogna stare un pochino più attenti con un motore 80 di cilindrata, ma comunque siamo sempre nella norma, basta conoscerla e, insomma, e dosarla a modo. Ma in queste condizioni ha senso partire col freno anteriore puntato e la frizione che, diciamo, slitta un pochino oppure no? Ma il freno puntato può servire magari per non fare l'errore che quando si inserisce la marcia la moto prende un po', insomma, si muove un po' e quello rischierebbe la squalifica, quindi lo userei magari più per un discorso di sicurezza di una falsa partenza, ecco. Ok, quindi grazie che ci dai sempre delle indicazioni abbastanza preziose. Poi sappiamo che gli appassionati a casa sono sempre a caccia di nozioni tecniche e qui ce ne sono tante, perché nelle piccole cilindrate poi è dove si apprende la tecnica. Un'altra cosa che noto in questo quartetto inquadrato in lotta è che al primo posto c'è una Vent Derapage 2019, anche al terzo e al quarto, ma al secondo posto è un modello un po' più datato, eppure lì. Sì, esatto, infatti stavo notando anch'io, evidentemente gli anni non pesano su questo mezzo, quindi per chiunque, insomma, è possessore di un HM, insomma, di qualche anno, è sicuramente ancora in tempo per giocarsi le gare e fare una bella figura. Infatti stiamo vedendo che, insomma, evidentemente dalla gara precedente a questa ha trovato maggior feeling e adesso riesce a essere vicino, insomma, al primo. Eh sì, il riscontro è tangibile in questo secondo round di campionato e parlavamo dell'inquadrato Luca Zani che vediamo con la sua HM Derapage in colorazione bianco-azzurra, eccolo qua, con all'inseguimento Landucci e Baglioni, Landucci rispettivamente sulla Vent Derapage colorazione verde e Baglioni su quella in colorazione blu, ma lo ricordiamo c'è anche la colorazione gialla. Diciamo, è stato dato un richiamo ai grandi del cross, alle grandi case, così ognuno può correre in un campionato monomarca ma con la simpatia del proprio colore. Sì, questo è anche bello per chi guarda, che vede la stessa moto ma vestita diversa, quindi usare, insomma, le grafiche un po' delle moto blasonate e poi non è detto che ognuno, insomma, può anche personalizzarla e farla un po', insomma, a modo suo. Comunque questo contesto di colori è bello da vedere, insomma. E ricordiamo che c'è un kit racing a disposizione, ovviamente kit ad alta prestazione, ma c'è anche il kit grafico e in più la possibilità per chi non è possessore, poi vi invito ad andare sul sito Vent, di poter noleggiare un mezzo e quindi al sabato poter anche fare un corso e imparare nozioni con un pilota navigato. Sì, questa è un'iniziativa, insomma, lodevole per la Vente della Polini, perché danno modo così a chiunque si vuole avvicinare a questa specialità di farlo in maniera sicura e molto divertente. Poi io, insomma, sono sempre lì per, insomma, un aiuto, per dare qualche consiglio, ma ad esempio in questo caso con questi piloti non c'è stato bisogno.
e devo dire che sono andati, insomma, stanno guidando veramente bene e il mezzo l'hanno preso in mano questa mattina, quindi con un turno barra due hanno iniziato subito a girare molto molto bene, anzi devo dire che il primo lo sta usando meglio di come lo usavo io, che insomma qualche chilometro in più l'ho fatto, quindi anche per me è interessante vedere queste cose. E parlavamo dell'inquadrato Giuseppe Russo sull'esemplare di Vent colorazione rossa numero 113 che ieri le sapienti mani di Max Verderosa hanno messo a punto nel setting che diventa molto importante anche in chiave gara. E notavo tra l'altro anche lo scarico che è stato prodotto per l'evento 2019 in questo kit, uno scarico che passa da sotto ad esaltare ancor più le prestazioni velocistiche, questa estetica filante delle Derapage 2019. Andiamo a vedere questa staccata, sembrava quasi in grado di affondare l'attacco Alessio Baglioni, numero 111, impegnato qui all'inseguimento di Landucci. Abbiamo visto ha scalato qualche marcia di troppo, segno che probabilmente era entrato con una marcia più lunga e si sa, con le piccole cilindrate vietato sbagliare sul cambio di marcia. Abbiamo visto per un istante lo sfondo del tratto sterrato. Cosa mi dici di una Vent nello sterrato? Come la vediamo? Magari in futuro qualche cosina ci si può inventare? Ma sicuramente potrebbe essere sviluppata anche l'inserimento, cioè l'idea dell'inserimento della terra. E la moto tranquillamente nasce per quello, quindi anzi è il suo terreno ideale. Nell'enduro sta dominando questa Vent 50, quindi andare sulla terra è un repertorio che conosce molto bene. Vedremo più avanti se i piloti lo vorranno, perché no, si può aggiungere anche la terra. Vedremo, staremo a vedere, è un campionato in fase embrionale, siamo solo al secondo appuntamento, ma direi che c'è stato un buon riscontro e secondo me i piloti si stanno anche divertendo oltretutto, quindi raccoglieremo i frutti sicuramente anche nei prossimi round. Nel frattempo ne approfittiamo per vedere la classifica con Giuseppe Russo inquadrato e saldamente al comando, suo il record in gara 1:10.06, poi la seconda posizione di Luca Zani 1:11.09, la terza posizione, attenzione perché ci sono scambi, ora passa in seconda posizione Landucci numero 112 e terzo è Zani, abbiamo visto proprio Bagar, e notavo, me l'avevi già fatto notare prima Max, il fatto che questa mattina, a parte Russo, gli altri piloti giravano in 1:13, 1:14 e adesso stanno girando in 1:11 e questo è bastata neanche mezza giornata. Sì, appunto, dicevo, è molto semplice. La cosa che bisogna fare è trovare la fiducia, che siccome le gomme hanno un ottimo grip, fai fatica a capire fin dove ti puoi spingere nell'ingresso curva. Evidentemente loro piano piano stanno trovando fiducia e i tempi, insomma, lo dicono. Attenzione, ci avviciniamo verso il penultimo giro sotto le preziose indicazioni di Max Verderosa, che ora ha modo di vedere il suo pupillo tra virgolette in azione, visto che porta in gara l'esemplare che è stato usato ieri anche per alcuni test. Ho visto qualche goccia sulle videocamere ma non riesco a capire se sta piovendo o no. Rimaniamo molto attenti in pista. Intanto guardate com'è, si è ribaltata la situazione con Daniele Landucci numero 112 che ora è in seconda posizione, e ti dico solo Max che Landucci questa mattina al primo turno aveva l'ultimo tempo e ora è secondo.
Eh sì, è stato bravo a, insomma, a capire come usare velocemente il mezzo. E attenzione che c'è una bagarre adesso per il secondo posto che non me l'aspettavo. Mamma mia, che numero che sta facendo. E ce l'ha anche fatta, mamma mia, è passato sulla curva. Che sorpasso, complimenti. Bellissimo sorpasso, bellissima risposta di Luca Zani e l'occhio attento di Max Verderosa ci ha fatto vedere un finale inaspettato, vero Zani che ha risposto a Landucci e lo ha beffato praticamente al photo finish qui sotto la bandiera a scacchi. La quarta posizione di Alessio Baglioni, la quinta di Mirko Leporati, che nonostante la caduta nel trofeo Vespa ha deciso di, quantomeno anche se acciaccato, di prendere parte a questa finale numero 2. E ora vi ricordo che poi il programma prosegue con la 70 Evo Super Sport, sempre in diretta dal circuito internazionale di Viterbo. Quindi appuntamento a tra pochissimo. Continuate a scriverci e continuate a seguire la nostra diretta.
Ed eccoci tornati in diretta con il giro di ricognizione della 70 Evo Super Sport. Siamo sempre io e Max Verderosa a tenervi compagnia in questa diretta YouTube di Polini Motori sul circuito internazionale di Viterbo. Visto che sei qua, Max, parliamo di partenze, ovvero nel cross, nel motocross ci si può allenare, si fa un cancelletto e ci si allena, reattività, frizione. Nella velocità o comunque nelle discipline dove si corre sui cartodromi, come ci si allena per essere reattivi al semaforo? Bella domanda. Questa è una cosa, allora, la resistenza è facile allenarla perché basta ripetere più volte quello che uno fa. In verità la velocità a volte è un po', ce l'abbiamo nel DNA. Quindi un po' come nello sport dell'atletica, no? Si dividono i velocisti, quindi le fibre bianche da fibre rosse. Anche qui purtroppo, secondo me, rispecchia la stessa cosa. Cioè la dote della velocità un pochino è nel nostro DNA, ecco. Poi, la partenza è genetica, diciamo. Sì, quella reattività è allenabile, sì, ma fino a un certo punto, ecco. E ci prepariamo alla partenza, andiamo a vedere chi sarà il più veloce al via. Direi Gabriele Beghelli è partito bene, anche lo stacco del suo variatore è stato impeccabile, subito c'è stato il grip giusto e dietro però all'inseguimento, attenzione perché ci sono col numero 74 Luca Coren, col numero 77 Marco Michael, e ora dobbiamo andare a cercare però con lo sguardo, non dimentichiamoci, di Martin Michael che in gara 1 è stato grande protagonista e in questa gara 2 non è lì a ridosso delle prime tre posizioni ma c'è il fratello, quindi direi gara 2 che inizia già con un bel colpo di scena. Sì, in effetti è bello vedere come piloti magari nella gara 1 erano un pochino indietro e gestiscono davanti la gara in maniera insomma autorevole, quindi il bello è anche questo, insomma sono tutti più o meno allo stesso livello. Eh sì, è molto livellato questo 70 Evo Super Sport e abbiamo parlato di Martin Michael, vediamo dove si trova, eccolo lì in settima posizione, quindi non è a favore di inquadratura ma quasi ci siamo, è in questo gruppetto che vediamo inquadrato il tutto, mentre Gabriele Beghelli numero 30 che già in gara 1 ci aveva regalato quel bellissimo sorpasso con il contatto, ora si prende una bella sportellata e qui abbiamo visto sia Raineri che Marco Michael, guardiamo il replay, Max. È un po' al limite anche perché già stava entrando l'altro pilota, al tempo stesso si è ritrovato, insomma, un bel inserimento è stato. Evidentemente gli avversari avevano qualche sassolino nella scarpa da togliersi, vediamo. Nel frattempo con il numero 77 Marco Michael, l'altro pilota del team sloveno composto da Coren e Martin, il fratello è scatenato in questa gara 2, lui che è già stato campione della classe amatori e quindi in questa Super Sport è un po' l'uomo che attendiamo. In qualifica non ha brillato ma direi in gara 2 sembra tutto un altro pilota e prova ad affondare la staccata per poco. Per poco, ma ecco, c'è stato poi un contatto nelle retrovie purtroppo. Ha ricambiato stava provando a ricambiare il servizio del giro prima. Eh sì, e guardate lì, era Paolo Birtele, mamma mia! Attenzione, è caduto e si è preso una bottarella anche sulla calotta del suo casco. Comunque gara che prosegue grazie all'intervento del personale che ha messo in sicurezza l'area. E ora il numero 36 Stefano Raineri va subito a una staccata
violenta con all'inseguimento Luca Koren ed il redivivo Martin Michael, che nel corso di pochissime tornate è già a ridosso dei primi. Sì, vedo che dalle retrovie insomma sta arrivando e anche velocemente, quindi sarà bello vedere appunto se come riuscirà a passare, insomma, vedremo. È molto aggressivo Martin Michael, quindi vedremo dove tenterà di affondare l'attacco. Davanti a lui c'è praticamente il compagno di team, uscite al limite, occhio alla staccata. Eh sì, sono più o meno tutti allo stesso ritmo, quindi è difficile adesso vedere come uno prevale sull'altro. Attenzione, un'altra staccata, Luca Koren prova a farsi vedere all'interno di Stefano Raineri, che lo ricordiamo col numero 36 è sempre al comando. E poi non dimentichiamoci del numero 74 Luca Koren in duello con il compagno di team, il numero 75 Martin Michael. E poi lì in quarta posizione Fabio Lorenzini, che è uscito a dir poco in sbacchettata da quella curva. Sì, adesso vedo che ecco, ha approfittato di un piccolo errore, è sopravanzato ecco, di una posizione. Ora ho paura che il leader sia un pelino più lento degli altri che lo inseguono. Ecco. Quindi Raineri, che potrebbe fare da tappo in questa fase a Martin Michael, vedremo cosa ci diranno i tempi sul giro. Allora, 1.02.7 per Raineri, attenzione, arriva l'attacco di Martin Michael, è andato quasi a spigolare, sembrava un attacco da cross, da motocross. Sì, ma è rientrato prontamente, quindi ancora non molla, vuole riprendere la posizione di testa, si vede. Vedremo, molto molto carico Martin Michael, gomiti bassi a sfruttare al meglio l'aerodinamica, il tutto mentre vediamo le bandiere gialle, perché ricordiamoci ancora il mezzo di Paolo Birtel in una zona ritenuta evidentemente non sicura, ed è per questo che ci sono le bandiere gialle. Lo ricordiamo, in zona bandiere gialle poi per regolamento è anche vietato sorpassare, quindi stiamo molto attenti a ciò che succede in queste prossime fasi. Prova l'attacco Lorenzini su Raineri, che sembra un po' essere in affanno. Lo ricordiamo, sono 10 giri e ora in seconda posizione Raineri deve stare molto attento. Sì, il primo a quanto pare c'è qualcosina in più e sta cercando di prendere il largo, e dietro sembra un po' un elastico. In alcune situazioni è più veloce, in altre meno. Vediamo come si evolve. Vediamo. Eccoli che tornano sul rettilineo in leggera discesa. Lo ricordiamo, attraversa letteralmente in diagonale il circuito internazionale di Viterbo e poi viene raccordato da questa bellissima doppia curva che porta al lunghissimo curvone, dove ci vuole coraggio per tenere aperto. Guardate con quale velocità sfiorano il cordolo e si va a sfruttare tutta la traiettoria esterna. Intanto vi segnalo, visto che l'abbiamo menzionato per tutto l'inizio della gara, Marco Michael è ora dodicesimo dopo un problema, dopo la caduta che abbiamo visto anche di Paolo Birtele. Quinto è Benini, sesto Beghelli, settimo Calce, ottavo Picciallo, nono Maione e decimo Marco Michele. Ecco la grafica aggiornata prontamente, la regia ci fa vedere e la classifica e anche le curve. Ora i piloti stanno affrontando questa bellissima curva che è la numero 12, per poi andare, come vedete alla grafica, sulla curva 13 e poi di nuovo gas per andare sulla 14 e presentarsi nuovamente sul rettilineo. Andiamo ad aggiornare il vantaggio di Martin Michael, che è cresciuto a circa 2 secondi. Sì, sta tenendo un ritmo veramente molto alto.
Nel giro precedente ha anche girato 1-1, quasi un secondo più forte degli avversari, quindi un bel ritmo sta tenendo. Un bel ritmo, e da considerare anche il fatto che non partiva dalla prima fila e l'abbiamo visto rinvenire praticamente da oltre la quinta posizione. Sì, infatti è strano, insomma, così veloce, però partiva indietro. Questo è, forse avrà trovato una messa a punto migliore per gara 2, quindi si sta esprimendo in maniera proprio eccellente. Eccoli intanto con il gruppone in lotta, ora che è iniziata la fase finale di questa 70 Evo Super Sport. Immagini che vanno proprio ad inquadrare, a zoomare sul cupolino dello scooter Polini numero 75, che ora affronta un'altra curva, e qua la staccata dove bisogna sollevare tutto il busto per respingere le energie che si creano in staccata con la pinzata violenta sull'anteriore. Ora, guarda caso, il gruppo in lotta per la seconda posizione si è compattato e sono praticamente tre piloti in grado di andare sul secondo gradino del podio. Sì, adesso è un inserimento molto, eccolo, troppo cattivo, purtroppo troppo cattivo questo, in effetti, peccato. Veramente, veramente cattivo l'ingresso, e la regia ci dà subito l'opportunità di vederlo. Qui sembrava esserci lo spazio, e poi purtroppo ha perso il posteriore. Intanto vince Martin Michael con la seconda posizione di Stefano Raineri, e la terza, che a questo punto cambia, ed è di Luca Koren. Pensate, due piloti sloveni saliti nelle prime tre posizioni. Andremo poi a vedere l'evoluzione della classifica al meglio, sommando le due gare. E che dire, abbiamo visto una staccata forzata, ma poi lì è partito anche il posteriore, non c'è stato più nulla da fare, Max. Anche quelli davanti avevano fatto già una bella staccata, lì era un pelo azzardata, non ci stava, poteva aspettare e tenere la posizione, ecco. Replay con il rallenti del sorpasso, e per noi è un sorpasso spasso, nel senso che noi dalla nostra regia ci stiamo veramente divertendo, e vi invito a continuare a farlo insieme a noi, perché ci sono altre due gare. Tra pochissimo, mentre vediamo ciò che succede nel dopogara, avremo la Vespa 185 che partirà tra pochi minuti, e poi vi ricordo il grande rush finale con la 100 Big Open. A tra poco, sempre dal circuito internazionale di Viterbo, con Max Verderosa, Polini Italian Cup 2019.
Ed ecco le immagini che tornano sul rettilineo di partenza, che è ancora scenario per un'altra gara di questa Polini Italian Cup, momento riservato alle Vespa 185, quattro tempi, come potete vedere anche dalla grafica. Giro di ricognizione archiviato e ci prepariamo al via con una prima fila composta da Giacometti, Leporati, Russo, con Leporati scattato malissimo e purtroppo evidentemente non è giornata per Leporati al doppio impegno oggi, sia con il trofeo Derapage Vent ed anche la Vespa 185, però anche la caduta di inizio giornata direi che non è stata al massimo, ma attenzione perché si ripete la sfida tra Giuseppe Russo e Alessandro Giacometti, sempre con me qui al mio fianco al commento Max Verderosa. E direi, Max, due nomi che non sono assolutamente nuovi. No, anzi mi fa piacere vedere di nuovo questa sfida, perché dopo insomma il trofeo Derapage adesso vediamo con la Vespa chi la spunta di loro due, insomma. Allora, eccoli, li vediamo inquadrati e dietro sta arrivando anche un plotone composto da tre piloti che potrebbero essere Baglioni, Fusto e Nardo, ma vediamo con l'ausilio della grafica chi si trova. Ed è Nardo che è terzo, numero 39, quarta posizione Fusto e quinta posizione Baglioni, mentre vediamo chi sarà ad osare un po' di più. Ai ai ai, caduta rovinosa, e questo ci fa capire anche quelle che sono le velocità in staccata, seppur Vespe, seppur quattro tempi, si stacca forte. Sì, sono molto veloci nell'inserimento curva e quindi le ruote piccole comunque danno un minor feeling rispetto alla ruota grande ed è facile trovarsi in quella situazione, ecco. Nonostante la brutta botta, però devo dire che il numero 90, ovvero Alessio Baglioni, sta già ripartendo come nella maggior parte delle occasioni, è già quantomeno risalito in sella, perché sembra che ripartire sia una parola grossa, evidentemente un problema tecnico, magari una leva rotta o quant'altro. Intanto giù in carena il numero 9 Giuseppe Russo con il numero 311 Alessandro Giacometti, e poi in terza posizione il numero 39 Paolo Nardo, sempre lì. Io vi ricordo nel frattempo che subito dopo il trofeo Vespa avremo la 100 Big Open, ma noi ora seguiamo molto concentrati, un po' come loro, questi 8 giri con i piloti che si nascondono dietro il cupolino a sfruttare al meglio l'aerodinamicità, e poi si ruota ancora il gas. Vediamo cosa succede, entrambi traiettoria abbastanza interna, qua bisogna aprire nuovamente il gas e si va sul rettilineo, traiettoria esterna, si sfrutta il cordolo e poi nuovamente quasi l'incrocio per questi due piloti, direi distacchi pressoché invariati, e andiamo a vedere chi avrà la meglio da metà gara in poi. Sicuramente si andrà a delineare meglio la posizione. Intanto, visto che c'è qui con noi Max Verderosa, cogliamo l'occasione anche per chiedergli qualche info in merito al suo rientro nelle competizioni che contano del Supermotard. Come procede il percorso di avvicinamento?
Per quanto riguarda, per quanto mi riguarda, niente, in seguito di un infortunio in quest'inverno, non ho avuto una frattura, ma un grosso edema, insomma, sia al tallone, alla caviglia e al polso, quindi mi sta un po' allungando il rientro. Credo che, insomma, nel giro di un paio di mesi di tornare in una forma accettabile per poter prendere parte a una gara. Questo purtroppo, questo errore che ho fatto quest'inverno, insomma, mi ha compromesso almeno più di metà stagione. Beh, io ti invito a questo punto, invito ufficiale da parte dello staff di Polini a utilizzare poi il trofeo Vent come allenamento. Ti vogliamo in gara, dai. No, questo potrebbe essere un ottimo rientro, nel senso che non è molto impegnativo fisicamente, quindi posso partecipare ma togliere un po' di ruggine in una gara di queste che comunque sono molto impegnative, non regalano nulla. Infatti guarda che duello che ci sono con questi scooter, quindi non è facile. Ogni volta che li vediamo arrivare in staccata carena contro carena c'è letteralmente da mettersi le mani nei capelli. Ha avuto la meglio Giacometti, che si dimostra ancora una volta deciso quando è il momento di provare a passare, però sembrerebbe come in gara 1 che ora Russo si mette nuovamente ai banchi di scuola e studia nuovamente la tattica per controbattere. Non è facile, perché insomma Giacometti vedo che ci mette il cuore quando deve sorpassare. Russo mi sembra un pochino più, insomma, più attento nelle manovre, quindi vediamo se riesce a trovare uno spazio, un varco per riprendere la posizione. Stiamo a vedere, intanto abbiamo visto il dettaglio sul polso che ruotava letteralmente, e qui abbiamo visto in quella chicane Giacometti talmente reattivo nel cambio di traiettoria che sembrava quasi saltare sulla sella. Sì, è molto rapido nel muoversi, è anche fluido, comunque ha un buon stile, ecco, è bello da guardare. Abbiamo visto, io l'ho notato nel corso di queste stagioni, alcuni piloti in staccata mettono il piede sulla parte anteriore, diciamo, verso il cupolino, quasi a puntarsi. Secondo te perché, Max? Ma quella è una tecnica che usavo anch'io quando correvo nello scooter. Siccome nello scooter non hai nulla in mezzo alle gambe, quindi fai fatica a controllare il mezzo. Quello può essere un sistema per avere più sensibilità. Comunque, intanto Russo, mamma mia, bel tentativo, però non si è fatto sorprendere Giacometti. Bel duello. Bel duello, perché Giacometti ha allargato e Russo ha provato subito ad entrare, quindi niente, una gara 2 che ci tiene ancora incollati. Guardate il replay, ha provato a stringere Giacometti e qui anche l'arbitro non so che cartellino avrebbe messo. È molto al limite, molto molto al limite. Lì si vede che ha sbagliato e poi è rientrato di prepotenza, quindi molto al limite. Ecco. Ecco che si va ad un'altra staccata, qui bisogna far correre al massimo Giacometti, che si è girato perché dietro c'è la minaccia di Giuseppe Russo, che ora prova nuovamente a studiare la situazione. Non c'è quella voglia di sorpassare, ma comunque la velocità per rimanere lì c'è. Devo dire che in questa staccata Giacometti probabilmente sbaglia forse qualcosa rispetto a Russo. Ecco, con quest'ultimo giro mi sa si è un po' innervosito, non è stato fluido come nel giro precedente, però comunque anche Giacometti lo vedo un po', insomma, sul chi va là, quindi una bella bagarre, vediamo. Una bella bagarre con, lo ricordiamo, in terza posizione Mirko Monster Leporati, numero 61, che quantomeno è riuscito a distogliersi dagli attacchi di Fusto e Paccagnella. Attenzione ancora Giacometti, Russo ai ferri corti, si va all'ultimo giro. Adesso qui vediamo che cosa si inventa Russo, perché sono già due volte che gli arriva molto vicino e anche adesso è a filo. Peccato.
L'arrivo in volata con Alessandro Giacometti che esulta, e lui non ha filtri, lui esulta proprio in faccia a Russo, che è sfilato, niente da fare per lui. Andranno sicuramente entrambi al podio. Direi che la gioia di Giacometti è incontenibile. La terza posizione di Leporati, la quarta di Cesare Fusto, quinta posizione per Paccagnella. Vediamo i saluti di Giacometti, che ha provato un po' a fare... Mancano un po' di cavalli, però. Mancano un po' di cavalli, eh? Sì, senza quelli è difficile fare qualcosa, però il tentativo lo apprezziamo. Apprezziamo il tentativo di Alessandro Giacometti, che saluta il circuito internazionale di Viterbo, così con una vittoria in gara 2. Ma a proposito di saluti, non è ancora il momento dei saluti, perché vi ricordo c'è l'ultima gara di giornata, la 100 Big Open. Ne vedremo assolutamente delle belle, quindi tra pochissimo di nuovo l'appuntamento qui su YouTube, pagina di Polini Motori. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.